Ce li hai qua, mi hai domandato. Ho capito una cosa, questa qua è nata 2003-2004, ma ci sono i fuori quota però. Quanti? Sono, posso mettere fino a 2 gradi di quadro. Ah, c'è qualcosa? Sì, più. Tutte le quadre hanno il fuori quota. Ok. Amici di Italbasket, ben trovati nuovamente qui dal Pala Padua in diretta su YouTube. Prossima partita, partita che vedremo in questo momento, Stella Azzurro da una parte, Trento dall'altra parte, Aquila Basket Trento, partita che si preannuncia ad altissimi ritmi. Vi leggo subito le formazioni, col numero 1 Maglietti, numero 2 Innocenti, Rapini col numero 4, Fresno col numero 5, Pugliatti col numero 9, Menalo il capitano col numero 10, Vifintin col numero 11, Nzie col numero 15, 21 Saracinella, 23 Giannozzi, 48 Salvioni, 53 Boceschi, Coccio d'Arcangeli, dall'altra parte Margioni, Formenti, Savio, Morina, 15 Dell'Anna, 16 Zangheri, 20 Rudovic, Gaie col 21, Frigerio 22, 23 Bisesti, 37 il capitano Job Straibizer, il coach albanesi. Do subito il benvenuto a Lia Valerio. Ciao Lia, benvenuta. Buonasera Piero, buonasera a tutti. Bene, la partita già entra nel vivo. Palla adesso in questo momento a Trento con il suo numero 16 Zancheri. Si riparte adesso da fondo campo. Stella Azzurra con Vicintin che passa su Innocenti. E adesso va direttamente a canestro Vicintin, non trovando però conclusione. Stella Azzurra che riprende palla, ma viene ravvisato un fallo del numero 20 dell'Aquila Basket Trento, Rudovic. È partita a ritmi alti, come hai detto tu la partita. Stella Azzurra trova subito due discrete conclusioni con Vicintin, che è un giocatore che fa dell'uno contro uno, dell'esplosività, la propria caratteristica principale. Gli crea tanto spazio il sistema offensivo di Coccio d'Arcangeli, ma d'altronde lo crea per tutti gli elementi. È una squadra dal talento fisico e tecnico assolutamente elevato, c'è quasi sempre spazio dentro l'area, si muovono tanto giocatori e palla,
sarà interessante vedere come Trento adatterà una difesa che ieri non ha sempre funzionato in modo ottimale in occasione della sconfitta contro Livorno. Nel frattempo Innocenti dall'angolo butta dentro una tripla che porta così a 5 Stella Azzurra. Adesso nuovamente palla la Stella Azzurra, la riporta Emanuele Innocenti, cerca adesso al centro il compagno Menalo, al rimbalzo invece Nzie e la palla però non riesce a bucare la retina. Importante questo rimbalzo appunto fatto dai giocatori del Trento in questo momento. Con il numero 20 Rudovic del Trento, prova dalla lunga distanza, non trovando anch'esso la retina. Si riparte in questo momento in aria, la Stella Azzurra cerca una conclusione con il suo numero 10, il capitano Leo Menalo, ma decide di portare fuori palla, di darla a Vicentin. Dall'altra parte, sempre Innocenti, palla però che non entra all'interno del canestro, viene fischiato anche fallo, 2 tiri liberi, si andrà in lunetta per il tiro, per i 2 tiri liberi. È bravo Innocenti qui a non accontentarsi del tiro da fuori, questo è un giocatore dalla grande esplosività, ha un ottimo arresto e tiro, un'ottima partenza uno contro uno, bravo a voler andare fino in fondo e non accontentarsi del tiro da tre. Qua ci sarà forse un punto solo, ma comunque metà è divisa in team, perché il passaggio in angolo era di pregevolissima fattura, con un tempo, ha rubato un tempo di gioco alla difesa e contro delle difese fisiche come sono tutte quelle di questo torneo, di questa settimana, è importantissimo rubare un tempo di gioco. Trento adesso riparte cercando ovviamente di avere i primi 2 punti sul tabellone, palla che va fuori però era nelle mani di Gaie, ma non è riuscita a trattenerla. Riparte così la Stella Azzurra, sempre con Innocenti su Pugliatti, sempre su Innocenti, prova una soluzione al centro con Zie, ma al rimbalzo trova saldamente il numero 21 Gaie, che in questo momento però non riesce a concretizzare. Partita davvero lì a velocissima, si corre da una parte all'altra, anche se la Stella Azzurra è riuscita a mettere questi 7 punti, dall'altra parte Trento non abbassa la sua intensità di gioco. E fa fatica a concludere, fa fatica perché? Perché lì sotto c'è tanta fisicità, sono alti, sono grossi i giocatori della Stella Azzurra. Aveva attaccato bene nel primo possesso Trento, non sfruttando un'amnesia difensiva clamorosa da parte della difesa su un blocco lontano dalla palla. È chiaro che una difesa del genere, così alta, così potente, così forte, devi attaccarla non palleggiando, devi attaccarla muovendo la palla, muovendo gli uomini, devi fare blocchi. Loro, Stella Azzurra, cambia tantissimo, cambia spesso, perché d'altronde sono tutti abbastanza con caratteristiche fisiche abbastanza simili. Attaccarli palleggiando come ha fatto Trento in questi primi 3 minuti, al di là del primo possesso, di sicuro non è una buona idea. È una buona idea, sì, correre, però hai visto come anche un uno contro uno lanciato in contropiede non sia sempre la soluzione ideale, perché c'è sempre un difensore pronto a saltare, braccia alte, contestano tutto e tendono in linea di massima a non lasciare secondi tiri, quindi Trento deve di sicuro aumentare la qualità del proprio attacco in difesa, ma è ovvio che sia così, aumentare il livello di attenzione, fare taglia fuori mezzo secondo prima che i giocatori della Stella Azzurra siano ormai lanciati verso il rimbalzo, perché a quel punto se li fai partire il rimbalzo l'hanno già preso. Insomma, bisogna cambiare strategia sicuramente per arrivare a concludere. In questo momento il paniere di Trento è vuoto e dopo questa schiacciata di Nzie, coach Albanesi richiama subito in panchina la squadra per un time out, per riorganizzare velocemente le idee e cercare di sbloccare il risultato sul tabellone. Si torna in campo, vediamo appunto adesso la risposta di Trento dopo le nuove indicazioni di coach Albanesi. Si riparte proprio dal fondo campo con Morina che ha fatto le giovanili nell'Alfa Basket Catania, quindi è un talento tutto siciliano. È un talento tutto siciliano che ha fatto un bel pezzo di penisola, quasi tutta, per arrivare fino a Trento. D'altronde quello di Trento è un nome
che non ha tanto bisogno di presentazioni, una società che ha lavorato meravigliosamente, magari è conosciuta per la prima squadra che ha disputato sempre i playoff, ha disputato anche finali, ha fatto un gran lavoro, ma sai, spesso è importante andare a sbirciare anche quello che c'è sotto. Una grande squadra di Serie A e la realtà, la base che ha costruito Trento nel corso degli anni è di sicuro importante, ed è bellissimo che ci sia anche un pezzo di Sicilia adesso là. Eh sì, e diciamo, in questo il giocatore Morina, insomma, si dà da fare. Palla adesso nelle mani dei romani della Stella Azzurra, e così, dopo un bellissimo passaggio sul capitano Menalo, va in schiacciata, portando così Stella Azzurra a 13, Trento rimane ancora a secco, non riesce veramente a violare la retina. Vediamo adesso, eccoli, i primi due punti di Trento per mano di Luca Rudovic, che rompe il digiuno di canestri. Adesso Trento nuovamente con Morina. Morina entra in area, ma fa un passaggio laterale verso il compagno, che poi dalla lunga distanza prova nulla. Ci penserà sempre Morina sotto le plance a riuscire a concretizzare questi due punti, Lia. E questa è un'ottima soluzione, perché Morina ha la capacità di battere uno contro uno il proprio difensore. Abbiamo visto, ha fatto un paio di palleggi di troppo, però gli sono serviti per prendere velocità, per prendere ritmo. Poi cosa succede? Vanno in tre a chiudere sotto al ferro, saltano tutti sul cronometro dei 24, saltano altissimo. Se tu invece che tirare scarichi la palla fuori, la difesa è sbilanciata. Bravo poi Gaye, anche lui, a fare il passaggio in più. Tiro che da buon tiro diventa ottimo tiro, poi come spesso accade c'è il rimbalzo offensivo. Bravo Morina a non scappare, a farsi trovare pronto lì sotto. Importantissimo adesso che Trento abbia rotto il ghiaccio, adesso può pensare un punto alla volta a costruire quello che di buono sa costruire in attacco, perché comunque è una squadra al grande talento offensivo questa. È proprio così. Adesso sulla linea della carità il numero 9 Pugliatti, tiro libero che va dentro. 15 per Stella Azzurra, 4 Trento, quando mancano 5 minuti e 15 alla fine del primo quarto. Stella Azzurra Trento riparte con Morina. Il capitano Job Strajbizer. Palla che va fuori. Riparte sempre il capitano. Cerca il centro Gaye. Palla che va nuovamente fuori. Nuovamente dalla linea laterale il capitano. Cerca il compagno dell'Anna. Palla però che va nelle mani di Morina, adesso su Gaye, sfortunato Gaye anche in questo momento. Stella Azzurra che riparte velocissima, ed eccolo il Fabrizio Pugliatti che riesce a trovare un varco nella difesa trentina e riesce a concludere. Morina riparte velocissimo, Rudovic, nuovamente Gaye chiede ai compagni di entrare nel pitturato, viene braccato letteralmente da Anzie. Palla che va fuori, si ripartirà dalla linea laterale sempre da Trento. Sì, è palla nera. Zia è un giocatore che non appare tantissimo nella metà campo offensiva, fa tanto lavoro, prende rimbalzi, si muove senza palla. In difesa è come un portiere, può difendere su tantissimi giocatori di ruolo, anche di ruolo diverso. Chiaramente attaccarlo in movimento è una cosa, attaccarlo da fermi diventa complicatissimo. Eccolo, abbiamo proprio risposto, ho visto come la Stella Azzurra con Vicintin riesce a intercettare una palla persa appunto dai trentini e va velocemente in schiacciata al canestro avversario, portando così Stella Azzurra davvero a volare, sta prendendo insomma piede sul tabellone, 19-4, quindi insomma il break già conquistato in questi primi 6 minuti è importante. Sta recuperando tantissimi palloni, anche quando non recupera la palla comunque costringe Trento ad andare a prendere soluzioni non facili. Anche per impedire tutto questo gioco a campo aperto, Trento adesso ha bisogno di trovare un po' di equilibrio in attacco, perché se lasci correre la squadra con la maglia bianca penso che non ci sia tantissimo che questa partita può dire. Ecco, forse abbiamo fatto 3 passi qua, ma non importa.
Eccola. E Trento spreca un'occasione che poteva essere buona. Sta andando poco da un giocatore che ieri era stato, nonostante la sconfitta, molto importante, che è Rudovic, che dà punti di riferimento sia sotto al canestro che lontano dal canestro. Non riesce ad andarci adesso Trento, e questo sicuramente questa è una delle cose che stanno influendo in maniera negativa nell'attacco della squadra in maglia nera ora. Trento con il capitano che prova da fuori, eccolo Job Streibitzer, che trova questa tripla che dà fiducia nuovamente e dà ossigeno alla squadra trentina. Stella Azzurra, sì, prova adesso ad entrare in area, si gira, spalla a canestro, prova questa azione personale nonostante avesse due compagni vicino, decide di andare da solo. Adesso Trento con sempre il suo capitano, adesso Rudovic scambia con Gaje dalla lunga distanza, prova a una conclusione, ma il ferro dice no. Il ferro dice no perché non è un tiro che vuoi prendere, un tiro a cui ti costringe la difesa e non lo prendi tanto volentieri, e quindi è più facile che esca che non che entri. Rudovic qua deve prendere la palla, vuole ribaltarla, non può ribaltarla, poi vuole attaccare però non può attaccare, è tutto fatto con un tempo, anche due tempi di ritardo, ed è questo un grande pregio della difesa della Stella Azzurra, quello di far ritardare, rendere più complicata qualsiasi cosa, tutto un secondo dopo, tutto un metro più lontano. Non è semplice attaccare così, ci vuole sempre il timing giusto, lo spacing giusto. Trento deve sicuramente trovarli se vuole provare a riavvicinarsi. Vediamo questa azione di Trento adesso con questa tripla di Zangheri, che riesce a realizzare e porta così Trento a 10 sul tabellone quando mancano 2 minuti e 15. Vediamo adesso questa azione della Stella Azzurra, un'azione veloce, Maglietti da fuori area, nulla da fare, intercettata dai trentini, e adesso un'azione solitaria di Dell'Anna, che sfortunato non riesce ad andare dentro la palla. Adesso Stella Azzurra alla palla nelle mani di Innocenti su Pugliatti su Fresno, e Luca Fresno dall'angolo mette dentro questa tripla. Altruista qua Pugliatti, che ha aperta la linea di penetrazione con la mano sinistra, che a lui piace, l'ha sfruttata benissimo ieri, soprattutto nel primo tempo in occasione della gara contro Livorno. Bravo altruista a trovare il proprio compagno in angolo. Vediamo quest'altro tiro di Dell'Anna, che non riesce. Adesso Stella Azzurra e Trento chiamano dei cambi, entrambe le compagini di gioco fanno dei cambiamenti nel quintetto sul parquet. Manca 1 minuto e 19 alla fine di questo primo quarto. 3 falli per il Trento, 1 per Stella Azzurra. Trento, Margoni su Rudovic prova a girarsi ma non va, e viene fischiato un fallo proprio su di lui. Si è complicato un po' la vita, perché un po' lo spacing non lo aiutava, voleva attaccare il fondo ma c'era un suo compagno, c'era un raddoppio, praticamente era 1 contro 4 tra difensori e il suo compagno di squadra, non è riuscito a girarsi per trovare l'uomo libero sul lato debole. Diciamo che è venuto fuori il miglior risultato possibile per Trento, ovvero 2 tiri liberi. Bravo Rudovic a cercare il contatto, a trovarlo. Sì, è stata proprio una mossa, insomma, intelligente quella di Rudovic, di riuscire almeno ad andare in lunetta, perché sui 2 tiri liberi che ha realizzato. Riparte la Stella Azzurra con Innocenti, Maglietti, Menalo cercava l'intesa con Fresno, non era riuscita, ma adesso di nuovo palla che viene persa e va nelle mani dei trentini. Rudovic
scambia con il compagno Zangheri, va all'indietro verso Dell'Anna. Dell'Anna prova ad attaccare il ferro, ma poi cede la palla al Zangheri, palla però che va fuori. Si riparte adesso dalla linea di fondo campo Stella Azzurra, il numero 2 Emanuele Innocenti. Si riparte. Maglietti sceglie dall'altra parte Fresno. Innocenti, scambio veloce con Maglietti, nuovamente Fresno. Fresno prova ad attaccare, ma va fuori verso Innocenti e la palla va dentro. Bello questo scambio, davvero un bello schema che ha portato poi alla fine la palla ad entrare in area, ad uscire fuori, ma a trovare questo canestro, Lia. Sì, buonissimo attacco della Stella Azzurra che attacca. Sto zitta, taccio. No, veramente, questo tiro di Maglietti al suono della sirena, insperato veramente da quasi a metà campo, che comunque riesce ad entrare. Sì, ne ha messo 1-30 ieri, così allo scadere del quarto. Quindi, ne abbiamo visto un altro. Un buzzer beater, insomma, che ormai queste finali ci stanno abituando, perché ne abbiamo viste parecchie, anche ieri dall'altra parte al Palaminardi. Ma dicevi su quest'ultima azione? Dicevo paziente la Stella Azzurra, perché ha attaccato prima la zone press trovando le linee di passaggio giuste senza palleggiare. Si sono passati la palla molto bene i ragazzi d'Arcangeli senza la fretta di andare a palleggiare o cadere dentro i raddoppi. Poi hanno attaccato la zona con pazienza, hanno portato la palla dentro l'area, come hai detto tu, con una penetrazione. Un po' rischioso lo scarico, sarebbe stato più facile per un giocatore in angolo, giocatore che non c'era, doveva per forza andare in ala la palla, extra pass che spesso abbiamo visto anche prima nell'altra metà campo, extra pass che spesso da un buon tiro ne crea uno ottimo, giustamente entra tiro messo da un giocatore che ieri, soprattutto nel primo tempo e verso la fine della partita, ha dato veramente tanto alla propria squadra, che è Innocenti. In questo momento, insomma, la Stella Azzurra è ancora avanti di 14 punti, diciamo una partita che già si sapeva dovesse essere ad altissimi ritmi, ma che ha visto la Stella Azzurra veramente mettere subito il piede sull'acceleratore e andare avanti in maniera notevole. Trento ha sofferto un po' la fisicità e anche la velocità della Stella Azzurra e ha sprecato anche comunque delle palle utili, che purtroppo, insomma, il tabellone non mente mai e quindi sono in difetto da questo punto di vista. Lia. Ha avuto un impatto complicato, ma d'altronde lo ha avuto anche Bergamo ieri contro la stessa squadra che è la Stella Azzurra, che a quanto pare, ed è un grande pregio, parte sempre forte. 13-0 è un gap pesante, è vero che poi puoi pensare di rosicchiare qualcosina. Trento si è ripresa, diciamo che ha incassato il colpo, 28-12, vuol dire che dopo quel 13-0 siamo 15-12, il che per Trento va bene. Il problema sono quei 13 punti che rischi siano un gap che ti porti dietro a lungo nel corso della partita, e comunque sarà un extra sforzo provare a recuperarlo, non è neanche detto che tu ci riesca. Ennesima schiacciata, sì, in questo avvio di secondo quarto da parte di Emanuele Innocenti. Nel frattempo ci sono arrivate le statistiche qui in postazione. Vediamo adesso però l'arbitro Tarascio che fischia un fallo nei confronti del giocatore trentino. Adesso si ripartirà dalla linea laterale. Palla nelle mani di Nzie. Morina. Prova adesso a cercare un'intesa il Dell'Anna verso il compagno, ma non riesce, la palla va fuori. Riparte la Stella Azzurra. Menalo va direttamente a canestro in questa bella azione aerea che dà questi due punti.
la difesa trentina non è riuscita nemmeno a capire, insomma, il finale di questa azione. Adesso però riparte con Morina. Zangheri va verso Rudovic, palla però che non entra assolutamente. Stellazzurra, rimbalzo, riparte Innocenti va da solo, arresto, tiro. Ottima bella conclusione, elegante, attacca bene il pick and roll con pazienza, prende 2 centimetri di vantaggio sul difensore e se li tiene usando il corpo. Sono cose che un po' insegni, un po' no, devi saperlo usare bene il tuo corpo, soprattutto a livelli alti. Ricordiamo che questa è una squadra che gioca tantissimo anche in campo internazionale, hanno ben figurato alle finali all'Adidas Next Gen di Belgrado e fa tanto giocare in Europa, perché dà al tuo gioco una dimensione extra che spesso in Italia altrimenti non riesci neanche a aver modo di conoscere. Sì, eccolo Stella Azzurra adesso. Innocenti torna indietro su Maglietti, bello questa azione. Maglietti che si tira indietro, poi va avanti e così dal limite dell'area riesce ad andare avanti. Qui adesso una distrazione di Morina porta Innocenti a fare l'ennesima schiacciata. Ma non è una distrazione, è una cosa da mini basket, nel senso che uno contro due la palla si passa. Adesso Trento si trova in tantissime occasioni in inferiorità numerica perché la Stella Azzurra mette pressione, attacca anche quando difende, e chiaramente uno contro due in palleggio diventa complicato. È vero anche però che non ha il suo compagno, non gli dà l'angolo di passaggio, non è presente col cervello. Trento adesso è sbilanciata, ha fretta, deve tirare un attimo il freno a mano e trovare le crepe dentro una difesa che è vero è aggressiva, è difficile da attaccare, ma ogni tanto la luce la fa vedere. Deve trovare davvero adesso una chiave di lettura diversa di questa partita per poter incidere e poter insomma cominciare a scalare sul referto per avere maggior, per avvicinarsi insomma a Stella Azzurra. Adesso vengono chiamati dei cambi da una parte e dall'altra. Sì, poi guarda, bisogna anche dire che Stella Azzurra ha giocatori tanti e anche di livello molto simile. Le altre squadre sono strutturate quasi tutte abbastanza in maniera diversa. Chiaramente cambiano un po' gli assetti quando fai i cambi. Magari non li vuoi fare, magari aspetti un attimino e va a finire che, come Morina, il tuo giocatore arriva un po' in debito d'ossigeno quando poi devi mettere in campo questa intensità che ti serve per giocare contro squadre di alto livello. Ci sei un po' meno abituato, comunque 24 ore fa c'è stata un'altra partita, hanno tutti bisogno di tirare il fiato sia per il fisico che per il cervello. Proprio così. Maglietti su Boceschi. Menalo prova dalla lunga distanza ma trova Dell'Anna al rimbalzo, riparte adesso con Margoni. Zangheri si appoggia sul compagno Dell'Anna che cerca la tripla, non va, la mette dentro però al rimbalzo il numero 16 Zangheri. È importante andare a rimbalzo, è già la seconda volta se non sbaglio che Trento va a rimbalzo d'attacco e realizza 2 punti. È un po' poco attenta la Stella Azzurra sotto questo aspetto, come tante difese che mettono tanta pressione sul pallone tendono un po' a perdere i giocatori sul lato debole lontano dalla palla. È importante per Trento andare a rimbalzo d'attacco senza però sbilanciarsi, è importante perché se io devo tagliare fuori il mio so che non posso correre in contropiede. Questo magari può instillare un po' di dubbio dentro i giocatori della Stella Azzurra e
frenare un attimino quella che per adesso è stata una transizione mortifera. Adesso coach Albanesi ha messo dentro col numero 22 Enrico Frigerio e stiamo notando come si proprio vada sotto canestra a cercare proprio il contatto fisico o comunque di essere più incisivo dal pitturato. Effettivamente da quando Frigerio è entrato in campo si è vista maggiormente incisività del Trento, anche se poi Stella Azzurra insomma alla fine riesce sempre a concretizzare e a portarsi avanti. Insomma, lo scarto adesso è notevole, 38 per Stella Azzurra, 14 per Trento. Davvero adesso coach Albanesi deve trovare un nuovo modo per deve dare una nuova chiave di lettura reale alla sua squadra per poter reagire. Nel frattempo Margoni, su una distrazione di Menalo, riesce a concludere. Viene fischiato per adesso dall'arbitro Tarascio un fallo in attacco. Ricordo che sono gli arbitri di questo incontro, appunto, il signor Tarascio Culmone e Luca Attard. Vediamo adesso, dopo questo fallo in attacco, si ripartirà da fondo campo. In questo momento coach Albanesi prova a... Coach Albanesi prova a parlare con l'arbitro su delle situazioni. Si consultano anche i due arbitri, Tarascio e Attard. Si riparte adesso. Numero il Trento. Si prova il Dell'Anna, un'intesa con il compagno allo scadere dei 24 secondi con Zancheri, non va. In questo momento però eccolo al rimbalzo, Trento riesce a far sì che la palla insomma venisse. È andata bene a Trento, perché era un contropiede pulito con Menalo che sbaglia da sotto, forse c'è un contatto, proteste da parte della panchina della Stella Azzurra, parte subito il tecnico senza possibilità di appello, senza warning, senza niente, probabilmente ha cercato la panchina di far valere le proprie ragioni, forse con tanta veemenza. Peccato per questo libero di Trento, perché era in un buon momento, aveva preso un po' di inerzia sia col contropiede di prima sia col fallo in attacco subito, aveva attaccato bene muovendo tanto la palla, poi anche lì hai visto, pur muovendo la palla, pur muovendo gli uomini, è andata a finire a dover tirare con 3 secondi sul cronometro, a dover accelerare il tiro con Zangheri, che comunque è un giocatore di talento, ma non è facile tirare sempre in quelle condizioni. Questa è un'ottima soluzione, perché? Perché contro le difese aggressive va fatto questo, bisogna attaccare lo spazio che ti lasciano, spesso è sulla linea di fondo, sia attaccando in penetrazione sia coi backdoor. E Zancheri qui è stato davvero micidiale, perché è riuscito chiaramente ad andare in schiacciata. Stella Azzurra adesso, fallo compiuto dal numero 3 Margoni nei confronti appunto del giocatore capitolino. Nuovamente cambi per coach D'Arcangeli e coach Albanesi. Trento prova a reagire in maniera più lucida, Stella Azzurra però non molla la presa per nulla con Visintin al centro verso Buceschi si gira, trova Salvioni e mette dentro. Racimola anche un fallo, insomma, quindi un'ottima giocata. Ha giocato benissimo senza palla adesso questo ragazzo col numero 48 Salvioni, sia prima quando la palla l'ha presa Bolevski, sia dopo. Lo sanno fare i ragazzi della Stella Azzurra, però anche ora hai visto, nella prima occasione non era riuscito perché anche loro hanno perso una frazione di secondo per passare la palla, e con le difese così fisiche, se perdi anche un battito di ciglia per fare qualsiasi cosa, il vantaggio che avevi lo perdi. Proprio così. Adesso vediamo un fallo fischiato a Rapini nei confronti del giocatore trentino. Coach Albanesi
parla con l'arbitro, cerca delle spiegazioni. Si riparte però con il Trento. Margoni cerca al centro il compagno Rudovic, ma sarà Gaje a prendere palla e a trovare questa stoppatona di Salvioni, che proprio non permette, si mette lì davanti, è come un muro, non permette assolutamente di passare. Lia, sì, stoppatona con la mano, però col corpo è fallo, giustamente sanzionato perché salta in avanti. La mano fa il movimento più pulito possibile, prende la palla, però va fuori equilibrio decisamente. Adesso Salvioni, generoso col tempo giusto, salta da stacca da troppo lontano, però se stacchi da troppo lontano e stacchi in verticale l'aiuto non serve a niente. Prova generosamente ad andare in avanti, fallo. Due tiri liberi che comunque sono importanti perché permettono a Trento di mantenere lo svantaggio nell'ordine della ventina e possono provare in questi tre minuti che mancano a ridurlo un pochino e andare in spogliatoio con un punteggio diverso nella testa. Stellazzurra, Vicintin. Vicintin, la sua specialità, ha fatto i suoi quattro punti, sono quattro punti che vengono dalle stesse azioni al limite dell'area. Riparte l'Aquila Basket Trento con Margoni. Margoni, braccatissimo da Vicintin, ma riesce comunque a tenere palla. Adesso cambia lato su Gaje. Gaje va al centro, adesso lateralmente su il numero 15 dell'Anna, che poi invece riporta la palla al centro su Margoni. Purtroppo la conclusione non è positiva. Stellazzurra con Fresno al centro, nuovamente su Rapini. Rapini cerca al centro Salvioni, la palla purtroppo termina fuori. Peccato, perché era un ottimo passaggio questo di Rapini, che ha visto il taglio partire prima ancora di ricevere la palla, quindi lui la palla la prende, non, quasi neanche la tocca, non la ferma, la manda direttamente nelle mani del tagliante. Fallo, perché quando tu fai così rubi il tempo alla difesa, la difesa quasi sempre arriva in ritardo. Sulla linea della carità c'è il numero 48, Salvioni. Secondo tiro libero. Non va. E riparte, ma la palla va nuovamente fuori. Nel frattempo Stellazzurra è in bonus con i suoi 5 falli. Trento invece 3 falli. Si riparte con Trento. Margoni porta palla. Velocissimo, braccato da Rapini. Margoni cerca adesso di costruire uno schema, trova Zangheri. Zangheri va su Rudovic. Rudovic entra in area, ma l'arbitro ravvisa un fallo compiuto dal numero 53, Dino Boceschi. Il fallo di Boceschi, che è andato decisamente a prendersi qua Rudovic. Non ha ricevuto esattamente dove voleva ricevere. Perché? Perché stava andando a bloccare, ha letto che il suo difensore anticipava questa cosa intelligentemente, si ferma per farsi dare la palla in post basso, solo che ancora con una difesa che pressa tu dal post basso vai a finire a 6 metri dal canestro. Poi bravissimo il giocatore dell'Aquila Basket a procurarsi un fallo che, diciamo, se non lo crea lui forse non c'è. 2:03 alla fine di questo secondo quarto. La distanza tra le due compagini di gioco è di 23 punti, a tutto d'appannaggio della Stellazzurra. Si riparte adesso. Rapini va al centro e cerca in area Buceschi. La palla ritorna fuori su Fresno. Rapini va dentro l'area, arresto, tiro, non va, palla che va fuori. Ottima intuizione di Fresno, che prova appunto a cercare un varco nella difesa trentina, ma non riesce a concludere. Riparte adesso sempre Rapini. Vicintin
cerca, si gira, prima cerca un compagno, poi non lo trova e va alla conclusione solitaria, una conclusione sfortunata perché al rimbalzo Morina riesce a prendere palla. Ecco adesso Rudovic, ma un fallo viene fischiato appunto ad opera del giocatore numero 48 Salvioni della Stella Azzurra. Guarda, questa forse è la prima volta in cui Trento riesce a far andare via la palla dal pick and roll col tempo perfetto. Anche quando lo ha fatto bene non era abbastanza. Questo è perfetto perché non c'è il palleggio in più, non c'è la frazione di secondo in più, la palla va in angolo, c'è il triangolo per andare sotto a Rudovic che ancora ha pazienza, perché è vero la difesa va fuori equilibrio cercando l'anticipo, errore assolutamente da non commettere, però lui è bravo perché sa che arriverà l'aiuto dal lato debole, aspetta, fa saltare, subisce l'ennesimo contatto di questa partita. Nel frattempo il Rudovic mette dentro questo tiro libero. Stella Azzurra. Rapini al centro su Vicintin, Fresno nuovamente al centro con Rapini che trova davvero uno spazio nella difesa trentina e riesce a concludere in solitaria verso il canestro. Nuovo cambio adesso per l'Aquila Trento, entra col numero 21 Serigne Gaie e col numero 22 Frigerio Enrico, si mettono a sedere Margoni e Rudovic che in questo momento sono stati fondamentali proprio per i trentini. Dalla linea della carità Rapini mette dentro il primo. Gli arbitri chiedono adesso ai ragazzi bordo campo di pulire. Si attende appunto qualche secondo prima che Rapini possa tirare il secondo tiro libero. Eccolo, tiro libero che va. Trento, Morini, Gaie su Frigerio, ancora viene in aiuto Morina su il capitano, palla che non va, Stella Azzurra adesso con questa bellissima azione aerea tra Salvioni e Fresno che porta così a concludere, bellissima azione aerea. Sì, bel contropiede, l'ennesimo bel contropiede della squadra in maglia bianca, non torna in difesa Trento con la giusta rapidità, con la giusta mentalità, immediatamente castigata dalla Stella Azzurra. In questo momento allo scadere dei 24 secondi prova Gaie ad agire ma l'arbitro vede un'infrazione di passi, si riparte così con la palla nelle mani del capitolino Rapini prova direttamente, prima attacca il ferro poi torna indietro e prova allo scadere appunto della frazione di gioco una conclusione che non riesce, quindi risultato adesso alla fine del secondo quarto 47 Stella Azzurra 22 per 30. Noi ci fermiamo per una piccola pausa. Thank you.
vedo là dove c'è il bisogno di una chiavetta. Io non ho chiavetta. Forse può provare là dove c'è la tribuna stampa, che vabbè, appena ricomincia la partita vedrà che qualcuno prova. Io chiavetta non ne ho. Amici di Italbasket, bentrovati per il terzo quarto della partita qui alla Pala Padua durante
in occasione delle finali nazionali Under 19 d'eccellenza maschile. Stella Azzurra da una parte, Trento dall'altra, 47 a 22 in questo momento il risultato che dice il tabellone. Lia, abbiamo ricevuto le statistiche, cosa possiamo dire in merito? Quello che possiamo dire lo dice la voce valutazione, che la valutazione dice 60 Stella Azzurra, 14 Aquila Basket Trento, e davvero dice tutto quanto. Questo 60 contro 14 è figlio di un po' di cose, tante palle perse da parte di Trento che sono 15, tante forzate, qualcuna no, comunque molte palle perse create dalla tanta pressione messa dalla difesa. E poi anche la percentuale dal campo, Stella Azzurra fa 39 tiri, 19 su 39, 48%, Trento ha tirato 7 su 26, che è una percentuale impietosa, tira 2 su 13 da 3, perché per la maggior parte non sono tiri costruiti o sono tiri presi comunque contestati. I due che ha preso, che è riuscita a costruire in modo ottimale, con qualità, col timing giusto e col tempo giusto, sono i due tiri che sono andati a bersaglio. È chiaro che da qua sopra è facile dire che cosa bisogna fare, ma quando giochi contro una difesa, guarda adesso, cambio, Zie che difende come un esterno, Visintin che gira intorno a lungo, non permette, non dà una linea di passaggio facile, da qua sopra è facile passarla, dire passala così, passala cos'ha. Lì è tutto molto più complicato. Si riparte con Gaie su Morina. Morina, Zangheri. Zangheri trova un appoggio in Rudovic, fallo del numero 2 Emanuele Innocenti nei confronti proprio di Zangheri. E adesso ha costruito bene Trento perché ha piantato un blocco, tosto. È vero che Stella Azzurra cambia, però un conto è cambiare su un blocco portato a intensità bassa, questo è un blocco fatto bene, la difesa deve alzare l'intensità, se alzi l'intensità un pochino vai fuori equilibrio ed è un po' più semplice attaccare. Zangheri prova a entrare nel pitturato, stoppatona sempre del numero 15 Zie, che in questo davvero è molto reattivo, riuscito ad intuire l'azione di Zangheri e ad andato a bloccarlo. Adesso dalla linea laterale riparte, prova negli ultimi secondi Rudovic, senza risultato. Stella Azzurra che riparte con Visintin. C'è un fallo qui, Lia. Sì, c'è un fallo, va a cercare la stoppata adesso Zangheri. Perché? Perché Visintin accelera, poi si ferma, però non si ferma per fermarsi, si ferma per ripartire. Ha un cambio di velocità mortifero, poi è bravo a rimanere sempre in controllo, è bravo soprattutto quando attacca con la mano sinistra ad arrestarsi in lunetta prima che sia tardi, perché se ti arresti in lunetta con già chiaro nel cervello quello che devi fare è un discorso, se arrivi invece fino sotto al ferro senza sapere cosa devi fare del pallone, se tirarlo, se passarlo, diventa complicato contro tutti i tipi di difesa di un certo livello. E la difesa di Trento ha difesa schierata, è comunque presente, è fisica ed è in grado di andare a disturbare qualsiasi attaccante. Morina fa proprio un errore, gli scappa la palla dalle mani, ne approfitta Stella Azzurra. Innocenti va verso fuori e trova Fresno che tira direttamente, palla però che non va. Si riparte adesso dalla linea del fondo campo con Zangheri. Morina supera la metà campo, braccato da Visintin, trova però un appoggio nel compagno dell'Anna, torna su Gaie. Morina adesso vediamo se attacca il ferro, così è, si gira e allo scadere proprio dei 24 secondi prova un tiro senza risultato, però la palla viene riacchiappata
proprio dal numero 16 Zancheri. Rimane comunque nelle mani del Trento Zancheri, ma ecco qui che nel passaggio verso Morina Vicentini ne approfitta e va a canestro, appoggia in tabella e via, dentro. Sì, lui giustamente anticipa, c'era già stato un backdoor che ha provato a liberare il lato, è difficile avere la presenza di fare anche il secondo, perché pensi ok, ne ho fatto uno, il campo ormai l'ho aperto, invece forse ci stava anche il secondo, ma è difficile trovare il timing, è difficile trovare lo spacing, perché questa difesa non ti lascia quello che vuoi, devi fare qualcosa di diverso, se non ci sei abituato è difficile poi aggiustare il tiro in corsa, è difficilissimo. Stella, scusate, Trento, Rudovic al centro verso Dell'Anna, palla però che adesso va nelle mani di Morina, che mette questa tripla. Ci ha provato più volte Richard Morina, questa volta però trova la conclusione positiva che porta 3 punti al Trento, che raggiunge così sul tabellone 27 punti. Dall'altra parte Stella Azzurra con i suoi 53 punti viaggia ancora in avanti e con un ampio scarto. Morina riparte, trova così Gaie, va lateralmente su Zancheri entra sul pitturato, decide appunto di provare ad attaccare il ferro e la sua decisione è stata sicuramente molto saggia, perché riesce ad arrivare a metterla dentro. Questo è un giocatore dotato di immensa tecnica individuale, è stato bravo a non andare a forzare, anche perché c'erano due compagni di squadra a occupare l'area, lui ha attaccato, ha aspettato che l'area si liberasse, a quel punto col giro sul perno è riuscito ad andare sul lato libero dove non c'erano più difensori. In questo momento abbiamo visto un'azione verso canestro appunto di Gaie, che però trova il blocco di Pugliatti, che non permette lui ovviamente di poter concludere, ma compie anche un fallo ed è per questo quindi che va sulla linea Gaie, linea dei tiri liberi. Primo tiro libero dentro, senza esitazione Serigne Gaie. Secondo tiro libero che non va al rimbalzo, però sempre il 15 dell'Anna prova, ma Stella Azzurra insomma rintercetta ed ecco ancora però Aquila Trento che riesce a tener palla. Nulla da fare invece, queste azioni veloci in cui insomma le palle perdute sono veramente parecchie, che portano così a spostarsi da una parte all'altra le azioni di gioco. Ma volevo andare dentro Zancheri, era la soluzione giusta, però c'è un però. Guardava dentro, la difesa lo sapeva, si è staccato tantissimo il giocatore dell'angolo, a quel punto l'uomo libero sarebbe stato quello in angolo, è vero però che si stacca un giocatore in angolo che è alto, perché Menolo è lungo e occupa, anche solo staccandosi mezzo passo può difendere sia il post che l'angolo, poi anche lì perdi quel battito di ciglia di tempo di gioco, lui arriva da tutte e due le parti, se anche se la manda in angolo lui recupera, ed è una caratteristica che hanno buona parte dei giocatori in maglia bianca. Sì, in questo momento coach Albanesi prova nuovamente a cambiare qualche giocatore in campo per provare, immagino, a cambiare schema, a cambiare azioni di gioco e vedere se questo può portare maggior risultato. No, ma se non c'entrano gli schemi, è proprio questione, non cambi uno schema e risolvi i tuoi problemi, non è questo, se fosse così sarebbe tutto facile, è proprio questione di difesa che non ti permette di giocare le tue cose quando vuoi e dove vuoi, perché la difesa della Stella Azzurra, l'abbiamo detto nel corso del primo tempo, ti fa ricevere un metro più lontano e una frazione di secondo dopo.
vuoi ribaltare, non puoi ribaltare, allora devi aspettare, lo fai con 2 secondi di ritardo, è tutto difficile, tu puoi cambiarne anche 120 di schemi, avrai comunque contro quella difesa sempre gli stessi problemi. Abbiamo visto adesso un antisportivo nei confronti del capitano Leo Menalo della Stella Azzurra nei confronti di Morina, per questo insomma adesso dalla lunetta Morina tira il secondo che va dentro e si riparte dalla linea laterale. Sempre Morina. Morina trova a Marconi. Sempre Marconi che prova direttamente a Dell'Anna e raggiunge finalmente questa tripla, insomma, che anche questa dà maggiore speranza e fiducia ai giocatori di Trento. Vediamo adesso questa azione di sempre del capitano Leo Menalo, ma l'arbitro però ferma il gioco perché ha ravvisato un fallo. Guarda, Trento ha fatto un buon canestro, ha lavorato benissimo sui blocchi, letto la difesa, ricezione giusta col tempo giusto, è il terzo tiro da tre che entra ed è il terzo tiro da tre costruito con qualità in un certo modo. Poi quando costruisci un tiro buono ti viene qualcosa in più da mettere nella metà campo difensiva, e comunque è importantissimo per Trento andare a finire nel modo giusto a prescindere dal punteggio. Poi c'è un'altra giornata domani, c'è la differenza canestri, ci saranno gli spareggi, non devi lasciare lì neanche mezzo possesso. Menalo dalla linea dei tiri liberi, primo tiro libero che va dentro. Secondo tiro libero ugualmente. Ripartirà Trento. Marconi, braccato da Maglietti, scarica su Dell'Anna, in transizione su sempre Marconi, cerca nel compagno Joby Streizer, ma purtroppo Innocenti riesce però a intercettare la palla, e adesso Stella Azzurra va avanti con il numero 15 in Zie, sfortunato, si gira, purtroppo non tocca il ferro, palla però che rimane saldamente nelle mani di Stella Azzurra. Vicintin chiede ai suoi appunto di disporsi lungo l'area. Menalo, palla però che va nelle mani di Joby Streizer, nuovamente rimane nelle mani appunto del capitano. Adesso Morina cerca nel capitano un appoggio, adesso Rudovic, ma al rimbalzo 3 giocatori della Stella dicono no, questa palla non passa. E questa palla non passa, ma non passa perché è 1 contro 2, e Morina aveva buttato un taglio eccellente dai 45 gradi, letto perfetto, perché c'è luce quando il tuo compagno è in post basso in difficoltà contro un raddoppio, vedi luce tra te e il canestro, è giustissimo tagliare, era liberissimo il numero 7 in maglia nera. Rudovic è andato sullo stesso contro 2 giocatori alti, 2 atleti, è difficile andare a chiudere così, sarebbe stato probabilmente più semplice premiare il taglio di Morina, sarebbero stati 2 punti sicuri. Adesso vediamo che coach Albanesi richiama a sé un giocatore e parla con l'arbitro Tarascio su una decisione. Si riparte però con Aquila Basket Trento. Frigerio, Marconi entra in area, viene però stoppato letteralmente da Maglietti, che subisce chiaramente fallo dallo stesso Lucas Maglietti. Sì, coraggioso Marconi qua, perché non c'erano tante cose che potesse fare, mancavano 7 secondi,
ha giocato uno contro uno, ha rischiato, perché andare fino in fondo così è sempre un po' pericoloso, però bravo di personalità, è andato contro la difesa, non ha paura della stoppata questo ragazzo, è andato a prendersi un fallo, non ha mai avuto paura stasera anche in difesa, non si toglie pressa, è presente, sta avendo di sicuro un bel atteggiamento, è anche importante per la sua squadra che sia sempre così, quasi sempre in controllo. Margoni non va. Secondo tiro libero. Dentro. Riparte così la Stella Azzurra con i Innocenti. Innocenti. Appoggio su Maglietti. Maglietti. Su Pugliatti. Pugliatti di nuovo su Innocenti. Dall'angolo, nulla da fare, la palla va nelle mani di Rudovic. Margoni, prima su Frigerio, poi su Zangheri che prova questa conclusione, ma purtroppo senza esito dalla lunga distanza. Adesso Stella Azzurra con Vicintin, va adesso al centro su Salvioni. Salvioni va, cerca un compagno da fuori, Pugliatti, che entra in area, prova a cercare il ferro, non va, palla che viene buttata fuori dallo stesso compagno. Riparte così Trento con Margoni, Rudovic, Frigerio adesso cerca, consegna la palla a Margoni. Margoni nuovamente sul suo capitano Jobstreizer. Alla fine tenta da solo, quando stanno per scadere 24 secondi, una conclusione. Ma e va. Ugualmente però risponde velocemente la Stella Azzurra con Salvioni. Insomma, ritmi che si fanno adesso più caldi. Stella Azzurra che comunque vuole difendere il suo vantaggio. Trento però che non è mai doma e prova comunque adesso a essere più reattiva sotto canestro. Questa azione di Rudovic però non porta la conclusione sperata. Si riparte con la Stella Azzurra dall'altro lato. Innocenti su Vicintin tacca, va dentro l'area, nulla da fare, palla che torna nelle mani salde di Margoni. Margoni scarica su Zangheri, un passaggio basso su Margoni, ma anche questo però non porta nessun risultato. Vabbè, insomma, c'è comunque un fallo che va bene così, va benissimo così per Trento, che ha preso non l'unica cosa che aveva lasciato la difesa, perché una cosa l'aveva lasciata, non è purtroppo stato in grado Zangheri, purtroppo per Trento chiaramente, di ricevere la palla e o passarla o attaccare, ha avuto bisogno di un palleggio per capire cosa stesse succedendo, e con la Stella Azzurra un palleggio vuol dire un'eternità. Ha perso il tempo, poi bravissimi a non smettere di giocare i ragazzi dell'Aquila Basket, a trovare un backdoor che ancora contro le difese aggressive è sempre una soluzione interessante. Stella Azzurra, Vicintin al centro su Maglietti, nulla da fare perché trova Frigerio che dice no, va avanti adesso Trento con Zangheri. Zangheri prova adesso con Savio, dentro, si avvicina adesso Trento, diminuisce leggermente il divario con Stella Azzurra, ci sta credendo, prova ad andare avanti Stella Azzurra. Vicintin, finisce così il terzo quarto con il punteggio 57 per la Stella Azzurra, 42 per Trento. Ci fermiamo qualche secondo.
Si riparte qui dalla Pala Padua in Ragusa, Stella Azzurra a Trento, finali nazionali Under 19, 57 per Stella Azzurra, 42 per 30, ultimo atto di questa partita che ha visto la Stella Azzurra andare avanti nel tabellone sin dal primo quarto. Dall'altra parte un Aquila Basket Trento che non è mai doma e prova ancora a ribaltare il risultato, anche se la Stella Azzurra insomma non lascerà le porte aperte. In questo momento Maglietti è riuscito a mettere una tripla, dall'altra parte prova a rispondere Joby Streizer ma senza esito. Nuovamente riparte Maglietti con l'appoggio del compagno Salvioni, va a blindare questi due punti velocissimi, sono passati giusto 50 secondi, Lia, le due squadre sembrano davvero rinvigorite. Peccato per Trento perché ha subito 4 punti in meno di un minuto, si era riavvicinata sì nel punteggio ma anche un po' nella mentalità, nell'atteggiamento, era viva e ha subito due punti, poi è andata di là, accelerato, peccato il fatto di non essere riuscita ad accoppiarsi perché sì, ha sbagliato il tiro da sotto Maglietta, ma se non ti accoppi con chi arriva a rimorchio poi è facile che arrivi qualcuno a fare un tap-in. Adesso si ritrova di nuovo sotto di 22, è passato... Adesso forse saranno 23, è passato meno di un minuto, a testimonianza del fatto di come ancora le palle perse stiano continuando a pesare, perché è vero che si è riavvicinata nel punteggio Trento, però sono ancora 22 palle perse in tre quarti, sono proprio tante. Stella Azzurra, vediamo con Salvioni lo scadere dei 24 secondi, ha provato una tripla che non va. Riparte così l'Aquila Basket Trento. Margoni appoggio su Savio dall'altra parte sul suo compagno dell'Anna, nulla da fare, però palla rimbalzo presa da Rudovic saldamente, ma viene fischiato un fallo ad opera appunto di Fabrizio Pugliatti sul giocatore trentino. Si va così sulla linea della carità. Luca Rudovic proverà a mettere dentro questi due punti. Rudovic che dopo il cambio si è trovato sotto al canestro, ovviamente contro Maglietta che è un giocatore molto più piccolo. I cambi fatti con aggressività come li fa la Stella Azzurra sono un'arma, non sono cambi conservativi, sono cambi per andare ad aggredire l'avversario, solo che quando hai in campo un giocatore piccolino poi ti esponi a questo rischio che è quello di subire rimbalzo d'attacco. Molto bravo Rudovic ad andare a prenderselo. Riparte nuovamente Trento con Gaie. Eccolo, riparte così la partita. Margoni va al centro su Rudovic, palla però che supera la linea di fondo, sarà Innocenti fare la rimessa su Maglietti in velocità, Fresno nuovamente al centro verso Pugliatti entra in area, riesce, va su Innocenti lateralmente su Fresno, ma c'è un fallo del numero 5 Savio, o forse di Gay sulla penetrazione di Fresno. Non ho visto la segnalazione, ma probabilmente è stato quello, close out non perfetto da parte del numero 21 di Trento, che lascia aperta una linea, un'autostrada verso il centro. Bravissimo il numero 5 maglia bianca a prenderla e a subire fallo. Trento con Gaie, appoggia
su Dell'Anna, Dell'Anna va su Savio. Savio torna indietro su Margoni. Margoni adesso Dell'Anna prova allo scadere dei 24 secondi a tirare, ma viene ravvisato anche in questo caso un fallo compiuto da Innocenti. Sì, fallo un po' ingenuo, generoso, Innocenti che vuole andare a, contestare il tiro, non serve però saltare con tutta quella veemenza, sai che arriverà il tiro, stanno scadendo i 24, salti in verticale, poi Dell'Anna qui bravo a subirlo perché comunque se lo aspettava il contatto, non ha fatto assolutamente niente per evitarlo, sai che l'attaccante non aspetta altro, salti in verticale, braccia alte, se Dell'Anna segna bravo lui. Sulla linea dei tiri liberi Dell'Anna realizza terzo tiro libero. Dentro di precisione. Riparte Stella Azzurra, veloce come sempre. Innocenti. Maglietti che sentiamo da qui chiamare schema. Innocenti. Adesso palla che gira intorno l'area e che però rischiava di essere persa e così è stato. Ne approfitta Dell'Anna che appoggiando su Gaie però non riesce a trovare una conclusione. È peccato perché è stato, era quasi un 2-1, non è riuscito ad andare a chiudere. Gaie brava, Trento con questa, la chiamano 2-2-2-2-2 dalla panchina, fortissima questa zona un po' camuffata perché è molto dinamica, segue tanti tagli, cambia tutto. Sono riusciti a recuperare il pallone, bravi a correre in avanti, a non aver paura. Si riavvicinano ancora un pochino e va benissimo così per l'Aquila Basket. Possono pensare di arrivare negli ultimi 3 o 4 minuti con uno scarto ancora più piccolo e poi vedere che cosa succede. In questo momento Salvioni, dopo un'azione ben costruita sotto le plance, riesce a realizzare. Rudovic su Savio. Savio al centro su Gaie, però vediamo se Gaie decide, ma no, la palla viene rubata letteralmente da Pugliatti e adesso con questo bel retropassaggio Salvioni va a concludere, insomma viene chiamato velocemente dal coach di Trento Albanesi, time out. Vedi, appena Trento fa tre cose buone di fila e si riavvicina, poi la Stella Azzurra ridà un altro giro di vite in difesa. Era giusto l'attacco di Trento con Savio che intelligentemente va da Gay sotto, però Pugliatti è intelligente, oltre a essere dotato di un'ottima tecnica. Non è quello che fanno i difensori modello, andare a cacciare la palla da dietro, ma lui lo sa che la palla è lì, la caccia, poi dopo è intelligente quel passaggio lì, sembra accademia, però alla fine ci sta, lui ha gli occhi dietro la testa, lo sa che c'è un suo compagno messo meglio di lui, quindi la palla la prende e la lascia andare, la butta dietro la testa dove sa benissimo c'è il rimorchio in arrivo, ancora da un potenziale meno 15 si ritrova di nuovo sotto di 20 Trento. Ed è così, insomma, che alla fine spreca quello che di buono, insomma, ha fatto, come dici tu, dopo delle azioni positive, poi prende, come dire, questi cartoni da parte della Stella Azzurra, che comunque continua a macinare i suoi punti, comunque blinda questo suo break quasi fisso di 20 punti, anche se vediamo Trento non molla minimamente, però non riesce ad essere offensiva per poter rosicchiare qualche altro punto. Non riesce ad avere la continuità che serve insieme alla qualità, riesce ad avere un po' di possessi di qualità consecutivi, poi però abbassa di quel punto percentuale l'intensità, non solo tecnica, l'intensità mentale cala appena l'attenzione, e contro questa difesa spesso vuol dire una palla persa. Però come hai detto tu, non molla, è sempre lì a riavvicinarsi ogni volta che è la Stella Azzurra a far calare di un pochino l'intensità. Adesso guarda Stella Azzurra com'è in campo, guarda
che gran lavoro fa il lato debole sul cambio, guarda che gran lavoro fa chi finisce in post basso contro un giocatore più grosso. Pugliatti ha girato intorno a Rudovic penso 4 volte, perché non devi stare fermo ad aspettare che il lungo riceva e dopo piangere perché è più grosso di te, ti tira sulla testa. Lui benissimo, il numero 9 in maglia bianca, ci gira intorno, non lascia una linea di passaggio facile, benissimo anche il lato debole perché protegge il cambio. Poi alla fine brava Trento perché ha la pazienza per andare a costruire comunque qualcosa, e non è facile farlo in ogni singolo possesso per 40 minuti. Sulla linea della carità, Luka Rudovic. Chiesto cambio, esce Savio per il Trento, rientra Mattia Margoni, che giocatore eclettico che ben ha fatto fino adesso qui in questa partita. Stella Azzurra, Innocenti, Maglietti, indietro su Pugliatti, Pugliatti cerca l'angolo, adesso nuovamente Maglietti, dall'altro angolo, Fresno, e si appoggia su Maglietti e Maglietti da fuori area castiga il canestro trentino. Maglietti qua segato un po' le gambe dell'Aquila Basket, che aveva fatto una gran difesa, uno sforzo bestiale messo in campo dai giocatori in maglia nera, è servito alla fine purtroppo a poco in termini di punteggio perché sono stati castigati all'ultimo decimo di secondo utile dal playmaker in maglia bianca. Sì. Stella Azzurra, Pugliatti, Innocenti, centro su Maglietti, nuovamente Pugliatti, Salvioni, Maglietti questa volta non è fortunato come prima, non tocca nemmeno il ferro la palla. Adesso riparte Dell'Anna, tensione, abbiamo visto qui un fallo, i giocatori Dell'Anna e Fresno a terra. Sì, Maglietti qua chiaramente sta scadendo il tempo, quindi tira, il problema non è il tiro di Maglietti, il problema è che poi la Stella Azzurra è un po' fuori equilibrio in termini di bilanciamento difensivo, non torna bene in difesa, poi succede che sì, è un quasi fallo in attacco, siamo al limite però se la difesa si muove, come in questo caso è giusto e sacrosanto che non sia sanzionato come fallo dell'attacco. Stella Azzurra, Innocenti, Maglietti, lancio lunghissimo verso Pugliatti che prova un'azione ma alla fine al rimbalzo riesce Salvioni a salvare la palla. Azioni velocissime tra i giocatori del Stella Azzurra, Pugliatti prova a finalizzare senza esito. Eccola adesso invece Trento, Dell'Anna, Morina. Eccola, tripla di Morina che ridà un attimo di tripla di Morina malto. Da un extra pass, ancora c'è stato soltanto un tiro da tre che non sia venuto da attacchi buoni per Trento, che è quello messo allo scadere dal capitano, da Job Streibitzer. Questo è il quarto canestro da tre che fa Trento ed è il terzo costruito con grande qualità, e un conto è prenderlo perché devi, un conto è prenderlo perché lo hai costruito. E questo infatti è il risultato. 73 per Stella Azzurra, 56 per Trento, 3 minuti 47 alla fine di questa partita. Il Stella Azzurra in bonus, 3 falli invece per il Trento. Adesso a tirare questi due liberi, Lucas Fresno. Non va. La palla però viene riacquisita, diventa da Stella Azzurra. Salvioni va senza problemi, appoggia e via dentro, 2 punti. Trento. Morina. Torna indietro su Margoni. Prova con Zangheri. Zangheri, tiro dalla lunga distanza, non va, palla che va fuori. Torna nelle mani della Stella Azzurra.
riparte così Maglietti, Rapini, nuovamente torna palla su Maglietti, scarico alla palla, la consegna a Fresno, dall'altra parte Maglietti non riesce a prenderla, ne approfitta così Savio, torna su Morina, Morina in palleggio va su Zangheri che alla fine però non riesce a finalizzare, riparte così Stella Azzurra, Maglietti, Fresno, Innocenti, nuovamente Fresno, indietro, prova, nulla da fare, e invece canestro buono e fallo che viene fischiato, fallo compiuto da è fallo del numero 5, Filippo Savio, che si è dimenticato purtroppo per la sua squadra di tagliare fuori l'avversario. Peccato perché? Perché Trento ha messo comunque giù due ottime difese, ha fatto quello che fa la Stella Azzurra, ovvero ha rotto il gioco. Prima nel possesso precedente anticipando un passaggio, poi la Stella Azzurra non si è fermata, ha continuato a giocare, ma comunque si è dovuta districare andando a prendere una soluzione un po' più lontana, un po' più difficile. Adesso ancora era stata bravissima a negare l'end-off che serve alla Stella Azzurra per portare la palla dove vuole. Peccato il rimbalzo in attacco subito, però comunque Trento è ancora lì ed è giustissimo che sia così adesso. Morina, ottima azione, penetrazione al centro del pitturato, riesce a superare i due avversari, poi appoggia direttamente sul ferro e via. Stella Azzurra, Fresno, Salvioni, ad ogni canestro di Trento risponde prontamente in pochi secondi Stella Azzurra. Sì, risponde in pochissimi secondi, tra l'altro spesso adesso in questo quarto con un giocatore che anche lui non appare, sto parlando del giocatore in possesso ora, Salvioni, non appare tantissimo, però è bravissimo a giocare senza palla, si muove, si fa trovare dove i suoi compagni andranno a cercarlo, si muove sempre col tempo giusto, anche adesso ha rollato in modo perfetto, il passaggio non era eseguito in modo ottimale, anche azione viziata da un fallo, mentre dall'altra parte abbiamo visto ancora ottimo taglio backdoor da parte di Morina, che sa giocare senza palla, lo dimostra qui con una buonissima lettura. Rapini dentro, nuovamente nulla da fare per il secondo tiro libero, palla torna nelle mani dell'Aquila Basket Trento. Eccoci, si riparte. Morina, Margoni, velocissimo, appoggia su Morina. Morina, peccato, palla persa, che è questo bel passaggio tra Sarcinella e Rapini, porta così la Stella Azzurra a concludere. E anche qui è difficile, se tu porti la palla in palleggio dentro al blu, dentro all'area pitturata dei 3 secondi, poi la difesa si chiude, tu se tu non hai già deciso che cosa fare con quella palla lì, poi ce li hai tutti sul collo ed è difficile farla uscire. Stasera ogni volta che questo è successo è stato praticamente contropiede facile e pulito per la Stella Azzurra. Ultimo minuto qui al Pala Padua, adesso azione di Joby Streizer. Stella Azzurra, Savio, Formenti, Buceschi, poi su Giannozzi, Buceschi ancora, torna indietro su Rapini che allo scadere dei 24 secondi non riesce però
a concludere. Palla adesso che parte dai giocatori in maglia bianca della Stella Azzurra. 31 secondi alla fine. Ultime azioni qui al Pala Padua. L'Azzurra adesso con Giannozzi. Giannozzi mette dentro. Palla. Morina. Su Zangheri. Zangheri va, bella azione, riesce a trovare veramente un varco dove penetrare e va in scioltezza. Si decide così di finire la partita. Stella Azzurra quindi chiude questa partita vincente 85-62 Trento. Lia. Stella Azzurra la chiude alla fine come l'aveva iniziata, ha iniziato 13-0 e ha continuato a macinare gioco ogni volta che però ha smesso, ogni volta che ha abbassato di un punto l'intensità sia fisica che mentale, Trento è stata lì pronta, è tornata anche sul meno 15 con la palla per arrivare al meno 13, non ha vacillato più di tanto però la Stella Azzurra, che arriva all'ultimo impegno di domani con due belle vittorie di autorità importanti. Seconda sconfitta di fila per Trento adesso, che ha comunque l'ultima partita che deciderà la classifica finale del girone. Bene Lia, ti ringrazio, quindi finisce qui questa partita al Pala Padua. Ricordiamo il risultato: 85 per Stella Azzurra, 62 per Trento. Finiamo appunto in questo momento e diamo spazio a una piccola pausa. Tra poco una nuova partita qui per le finali nazionali Under 19 a Ragusa. A tra poco.